immaginate che oltre il nostro mondo e la nostra realtà conosciuta così come la conosciamo adesso, ci fosse una dimensione onirica, una dimensione assurda, surreale, che dove prendono forma le cose che pensiamo, le cose che ricordiamo, come noi vediamo la realtà, sia nel bene e sia nel male. E immaginate di essere in grado in qualche modo di accedervi, e che non sempre è facile tornare indietro. Ciao a tutti, sono Iki e benvenuti ad una nuova recensione. Oggi vi recensisco il libro Del male e dell'amore, un cantico segreto, di Francesco Paolo Cinconze, un autore romano. E il libro mi è stato gentilmente mandato dalla casa editrice La Strada per Babilonia, che ringrazio. Soffermiamoci un secondo sulla magnifica copertina. La casa editrice fa delle copertine veramente belle, con queste alette laterali con i disegni, veramente belle. Vabbè, qui c'è la biografia dell'autore. Trovo che sia tutto veramente molto bello, l'edizione proprio mi è piaciuta molto, proprio la lavorazione del libro. E adesso andiamo subito a parlare della trama. Abbiamo una ragazzina di 16 anni, Giulia, che va a stare in un istituto in un piccolo paesino, Molina, nel cuore delle montagne Umbre. Ci sono delle azioni di due uomini, uno più criminale dell'altro, che sembrano convergere queste azioni nella sua direzione. E cosa hanno a che fare con lei? Non lo sappiamo ed è da scoprire. In questo istituto Giulia conoscerà anche un amico a cui si legherà parecchio, Alessio, che ha delle capacità molto particolari e quasi magiche. E Giulia stessa ha una strana capacità, sente una voce molto strana, metallica e particolare, che solo lei e pochi altri riescono ad udire e che la spaventa molto. Come si evolverà la storia? Chi è Giulia veramente? Cosa ha a che fare con questi due uomini? E cos'è questa, di chi è questa voce che sente? Questa è la trama molto generica. E che tipo di libro è? Innanzitutto fa parte della collana di narrativa gotica della casa editrice, quindi si tratta di un libro gotico, un libro dalle tematiche oscure, misteriose, a tratti molto inquietante. Tutta l'atmosfera del libro è permeata da un senso di inquietudine e di mistero veramente straordinario. L'autore, Francesco Paolo Cinconze, è riuscito proprio a dare il senso del mistero. Quindi se vi piacciono i libri misteriosi, molto misteriosi, cioè che fino alla fine tu non riesci a capire veramente quello che sta succedendo, molto inquietanti, a tratti horror, sì, si potrebbe anche definire con dei tratti horror questo libro, nonostante la copertina molto bella. Tra l'altro il carillon in copertina riprende un carillon reale all'interno del libro, perché questa ragazzina se ne va in giro con un sacco a pelo e con un carillon, che è esattamente questo. Come vi dicevo, inquietudine, mistero, horror, ma anche molta profondità. L'autore scrive in maniera scorrevole, ma molto, diciamo, ricercata, in maniera elegante e ricercata. Cioè le sue frasi hanno una certa melodia, una certa poesia, cioè l'autore si esprime in maniera veramente elegante e un po' ricercata. Un tipo di scrittura che a me piace molto, molto affine a me, a quello che è il mio gusto, e quindi l'ho letto veramente senza intoppi, senza bloccarmi, molto piacevolmente. E vabbè, inoltre c'era questo mistero proprio che ti cullava dall'inizio alla fine, tu volevi capire. Poi ci sono diversi capitoli che parlano anche di altri personaggi, cioè non è tutto incentrato solo su Giulia, anche se Giulia è la protagonista. Cioè il falo viene puntato anche su altri personaggi, e il che ti allunga tutta la storia in modo che ti ritarda la spiegazione finale e ti dilunga e ramifica il mistero, il che è molto bello. E l'autore non l'avevo mai sentito, anche perché questo è il suo primo romanzo. L'autore ha scritto altri racconti, altre cose.
questo è il suo primo romanzo, è il romanzo d'esordio, direi veramente ben fatto, un bel esordio. Sono rimasta piacevolmente stupita, non pensavo mi potesse piacere così tanto, è veramente bello da leggere, sì, proprio anche la scrittura, come vi ho detto, è veramente bello da leggere, e nel libro vi spiegherò, verrà spiegato anche chi sono questi. Zan zan zan. La protagonista, vabbè, è ben analizzata, Giulia, è una ragazza quasi rachitica, proprio magra, esile, con i capelli corti neri, che non ama apparire, come spesso succede a chi ha dei poteri particolari. Poteri sì, perché la storia va molto sul soprannaturale, forse non ve l'ho detto, va sul mistero, sull'horror, sull'inquietudine, ma anche sul soprannaturale, verso l'onirico, perché viene presentata una dimensione quasi onirica, una dimensione bella e spaventosa quasi nello stesso tempo, molto particolare e inquietante, molto surreale ed onirica. È qualcosa che ti sciocca in realtà. Questa dimensione, questo cantico, come viene chiamato nel libro, questa dimensione che può essere raggiunta soltanto da alcune persone e che praticamente è la manifestazione della mente umana, è una sorta di elaborazione della mente umana. Non vi dico di più per non spoilerarvi, già vi ho detto troppo, ma diciamo una storia reale, perché ci sono espressi sentimenti reali, molte situazioni reali, però ci sono, cioè, tutto si ricollega ad una dimensione surreale, soprannaturale, onirica, veramente, veramente straordinario. Ringrazio ancora la casa editrice per avermi mandato il libro, perché è molto, molto bello, sì. Vi piacciono le cose gotiche, inquietanti, horror, misteriose, con una scrittura raffinata e piuttosto ricercata, vi consiglio assolutamente questo libro, non vi deluderà. È una di quelle storie che ha un finale che ti lascia un po' la mano in bocca, perché è un finale che, in cui tu avresti voluto, insomma, che ti spiegassero di più cosa succede bene ai personaggi, però rimane, è un finale abbastanza misterioso anche quello, però se ci penso, in effetti, magari non avrebbe avuto lo stesso impatto, non avrebbe avuto lo stesso fascino se fosse stato sviluppato in maniera diversa. È un finale che ti lascia, quando tu chiudi il libro, con un po' di una certa suspense, una certa sensazione di mistero, ecco. L'unica cosa che mi dispiace è che il personaggio di Alessio, l'amico che Giulia si fa all'interno di questo istituto, questa scuola, e che ha un potere anche lui, una capacità particolarissima e molto bella, bella, ma potrebbe essere anche inquietante e spaventosa, non vi dico niente, ma vi sarete soddisfatti proprio dal libro, vi spiegherà tutto. Però non è stato approfondito bene, secondo me, il personaggio di Alessio, cioè Giulia sì, e così anche gli antagonisti, chiamiamoli in questo modo, soprattutto uno, Ottavio, un pazzo assassino analizzato molto bene, però Alessio, che è l'aiutante della protagonista, un personaggio molto carino, molto tenero, molto un bel personaggio, non è stato ben approfondito, così l'amicizia tra loro, nel senso, fa vedere quando si conoscono e tutto, però vengono descritti solo pochi momenti in cui i due stanno insieme, e vista poi l'amicizia che prova Alessio per lei, perché fa capire che loro hanno passato molto tempo insieme, poi mi sarei aspettata qualche scena in più tra di loro e un po' più di descrizione di Alessio. Però, diciamo, è proprio per trovare il pelo nell'uovo, ecco, perché per il resto è una lettura che mi ha soddisfatto, bella, intensa, molto particolare, che vi deve piacere. Come ho detto, vi deve piacere la letteratura gotica, molto misteriosa, a tratti horror e con una dimensione, sì, una vera e propria dimensione onirica al suo interno, come se ci fosse un mondo parallelo al nostro. Non parallelo, ma come se ci fosse un mondo oltre il nostro, un mondo onirico e surreale. Questo è quanto mi sentivo di dirvi del libro, che mi ha lasciato delle belle sensazioni sul genere. Spero che lo andrete a recuperare, vi lascio il link in descrizione della casa editrice, quindi dove potete andare a recuperare il libro. Il prezzo di copertina è di 17 euro,
li vale tutti, sì, li vale tutti, e, però magari che ne so, adesso io non lo so, magari sul sito qualche volta potete trovare degli sconti, adesso io non so bene come funziona. Quindi andateci a dare un'occhiata al sito della casa editrice, è un volume, è uno dei pochi casi, uno dei rari casi forse in cui la copertina, la bellezza della copertina rispecchia la bellezza del libro interno, anche se la copertina è un po' più rosea di quanto in realtà sia poi la storia. Spero che la recensione vi sia piaciuta, che vi abbia fatto piacere, spero che vi abbia fatto piacere la recensione e che vi abbia presentato un libro che magari non è conosciutissimo, ma che non merita, di essere meno letto di un altro libro più famoso. Vale veramente, io ve lo consiglio, se vi piace il genere non rimarrete assolutamente delusi, se vi piace il genere che vi ho descritto siete a cavallo, avete trovato il libro che fa per voi, e poi è pure bello, perché pure l'occhio a volte vuole la sua parte. Allora, bando alle ciance, mi sto dilungando, ho voglia di chiacchierare oggi, vi ricordo, se il video vi è piaciuto, di lasciare un like, di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, di seguirmi sul gruppo Facebook, e nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!